Ancora buonasera da Milano Pavia News e benvenuti all'edizione Pavia. I titoli. Manca personale negli ospedali, la denuncia della UIL. Tra la necessità di aprire nuovi reparti Covid e i contagi tra gli operatori, non ci sono abbastanza sanitari per garantire un servizio accurato. Fracassi chiede ai partiti un vertice di maggioranza entro fine mese dopo le tensioni delle ultime settimane. Aleggia all'ombra di un rimpasto, nessun assessore potrebbe considerarsi al sicuro. Crollano mattoni dal moncone del vecchio ponte coperto di Pavia. I residenti di Borgo Ticino denunciano scarsa manutenzione. La riva destra del fiume è completamente dimenticata. Un uomo di 77 anni è precipitato in una buca all'interno del cimitero di Bosnasco. Stava assistendo a un funerale, ha riportato gravi ferite ed è stato ricoverato a San Matteo. Il lockdown dei boschi arriva alle porte della provincia di Pavia. In Piemonte e Liguria non si può più andare a funghi e fare trekking. Colpa della peste suina, misure sempre più stringenti per contenerla. Manca il personale negli ospedali, da una parte per i contagi e le conseguenti quarantene tra personale sanitario, dall'altra la necessità di aprire nuovi reparti per assistere i malati di Covid. E il sindacato UIL denuncia le istituzioni sanitarie di non aver fatto abbastanza per evitare di finire in questa situazione. La UIL di Pavia torna ad esprimere forte preoccupazione per la carenza di personale all'interno del San Matteo. La situazione che vivono i dipendenti è insostenibile, spiegano dal sindacato. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l'apertura di nuovi reparti, prendendo in prestito personale da altre unità operative. Una scelta che il sindacato critica fortemente, visto che così facendo è quasi impossibile garantire un'assistenza adeguata ai pazienti e consentire ai lavoratori dei turni normali. È sotto agli occhi di tutti che la situazione è ingestibile. Ci sono tantissimi colleghi positivi a casa e già la situazione era veramente critica al di là al netto del Covid. L'apertura di nuove unità a isorisorse, sfruttando il personale che non c'è in altri reparti, ha creato delle grosse problematiche appunto dove sono stati tolti. Noi abbiamo chiesto da tempo di attivare un concorso per infermieri, non siamo stati ascoltati. La graduatoria che attualmente abbiamo in essere, che consta ancora di 100 persone, non sono ancora state chiamate, e qualora, comunque, quando le chiameranno, sicuramente pochissimi accetteranno, perché è una graduatoria molto vecchia e le percentuali sono veramente bassissime. Tantissimi colleghi se ne andranno e la situazione non potrà che peggiorare nei prossimi mesi. Per la UIL occorre ridurre i posti letto e non aprirne altri. A San Matteo mancano soprattutto infermieri, anche se in realtà devono ancora venire contattati gli ultimi 100 della graduatoria del 2019. La UIL ha chiesto un incontro urgente con la direzione per cercare di trovare soluzioni condivise ai problemi. La carenza di personale, fanno sapere dal sindacato, riguarda tra l'altro anche altre strutture della provincia. Perché anche in ASST abbiamo al momento molti operatori sanitari contagiati a casa e questo non dà, tra virgolette, un buon servizio agli utenti che oggi sono ricoverati, perché come ben tutti sappiamo già gli organici delle nostre aziende ospedaliere del territorio non erano proprio al massimo livello. Oggi con questa situazione, secondo me, situazione che tra le altre cose poteva comunque essere messa in preventivo, perché con tutto quello che è successo negli ultimi 40 giorni si poteva anche pensare che qualche sanitario probabilmente asintomatico anche poteva trovarsi in una situazione di positività al tampone. E pertanto crediamo che o la Regione dà gli strumenti alle aziende per poter andare a tamponare questa carenza organica, o più le cose andranno avanti così e più i nostri utenti non troveranno una situazione che possa rispondere alle esigenze dei malati che abbiamo nel territorio pavese. Qualche dato relativo innanzitutto alle vaccinazioni, che sono proseguite anche nella giornata di ieri. Domenica 412.000 in Italia, 76.000 in Lombardia. I dati sull'incidenza dimostrano un rallentamento della pandemia, l'incidenza è in calo, in leggero calo, bisognerà poi trovare conferme nei prossimi giorni, dato che i numeri di oggi risentono anche, sebbene si basano su una media degli ultimi 5 giorni, ma risentono del weekend in cui si fanno meno tamponi.
tamponi. Sono riprese le scuole di ogni ordine e grado e se ne è parlato tantissimo nelle ultime settimane, si è parlato molto meno invece dell'università che pure sta riprendendo in questi giorni e secondo l'Unione del diritto per il diritto allo studio però la situazione non è molto chiara, soprattutto mancherebbero i protocolli sanitari. Il governo si è dimenticato degli studenti universitari, è l'accusa lanciata da Udu Pavia, il coordinamento per il diritto allo studio. Il segretario Simone Agutoli spiega che la riapertura delle 14 università lombarde, con lezioni, esami e attività pratiche, sta facendo discutere a causa delle scarse indicazioni arrivate dalla politica e dalle istituzioni sanitarie. Per quanto riguarda gli esami, precisa Agutoli, in Lombardia la maggior parte degli atenei ha stabilito lo svolgimento online degli orali e lo svolgimento in presenza degli iscritti, salvo eccezioni di natura sanitaria. L'Università di Pavia si è scostata per gli orali, limitandosi a stabilire delle raccomandazioni anziché regole omogenee e vincolanti. Ciò significa che, nei prossimi giorni, avremo approssimativamente 15.000 universitari pavesi che rientreranno nelle aule per partecipare agli esami, oltre a svolgere attività didattiche e pratiche per le quali è prevista ancora la presenza. In questo momento, prosegue Agutoli, non esiste un vero protocollo sanitario per le università. Ad esempio, non sappiamo cosa succeda nel caso ci siano dei positivi in aula, perché le nuove norme sono applicabili solo alle scuole. I problemi riguardano però anche i Green Pass. La normativa vigente impone agli universitari quello base, ma le cose non sono così chiare. I controlli sono disomogenei e gli atenei non sempre dispongono di personale e risorse adeguate per controllare, continua Ludu. Il Green Pass rafforzato dovrebbe servire invece per l'accesso alle mense, alle biblioteche o alle residenze, ma ogni università interpreta la normativa in maniera diversa. Sul tema si è espressa anche la CGIL, che precisa come la Regione dovrebbe intervenire assicurando presidi sanitari all'interno degli atenei per tracciamenti, tamponi e vaccinazioni, in particolare per gli studenti. Servirebbero delle linee guida da parte del Ministero della Salute, conclude il sindacato, e delle indicazioni uniformi da parte delle ATS per la gestione dei tracciamenti e lo screening. Incidente sulla A7 tra i caselli di Gropello Cairoli e Bereguardo. Una vettura per cause ancora da accertare si è ribaltata dopo che il guidatore aveva perso il controllo. Due le persone ferite, entrambe ricoverate in codice rosso. I vigili del fuoco hanno estratto i feriti rimasti bloccati nell'abitacolo. Sul posto i medici del 118, due ambulanze della Croce Verde di Pavia e della Croce Oro di San Nazaro e l'elisoccorso. L'autostrada è rimasta chiusa per permettere le operazioni di soccorso. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale. Continuano le tensioni tra azienda e sindacati alla Bronni Stradella Pubblica. Oggi è stata la giornata di sciopero della raccolta dei rifiuti in diversi comuni dell'Oltrepò. Disagi a Bronni Stradella per lo sciopero degli operatori ecologici della società Bronni Stradella Pubblica che, come annunciato lunedì, hanno incrociato le braccia con un'adesione di oltre il 90% per protestare contro la decisione dell'azienda di affidare ad un'impresa privata il servizio di raccolta rifiuti porta a porta nei due centri principali. Le rassicurazioni portate dal comitato di controllo della stessa azienda e la promessa di assumere 5 operai non hanno soddisfatto i lavoratori, che hanno sottolineato come le nuove assunzioni andrebbero a coprire semplicemente il vuoto creatosi dopo l'inchiesta giudiziaria dello scorso anno. Inoltre, secondo i sindacati, non ci sarebbero garanzie sul futuro dell'azienda. Noi sosteniamo che l'azienda bisogna almeno di una quindicina di operai. Lo sosteniamo già dall'anno scorso, l'abbiamo sempre detto. In più si aggiungono le persone che sono state destinatarie di misure cautelari che sono state licenziate dall'azienda. Quindi le cinque assunzioni che l'azienda ha attraverso il presidente del comitato del controllo analogo messo in campo di fare sono per noi insufficienti. Certo, è un punto di partenza, questo non possiamo negarlo, però sono insufficienti. Quindi noi ci aspettiamo un serio piano di assunzionale programmato nel tempo, perché l'azienda è un'azienda che deve assolutamente andare avanti, servire il territorio, il lavoratore e le loro famiglie. La nostra prossima azione sarà quella di chiedere un incontro tra questa azione di protesta e la prossima, se non ci fossero risultati positivi per il servizio, quindi per i lavoratori e per tutto il contesto, sarà quella di chiedere una riunione con tutta la proprietà e con la società, perché la verità è una sola, non può essere la verità del sindacato o la verità della società. Quindi a questo punto è giusto che chi non vive
le problematiche. I lavoratori hanno incontrato il sindaco di Arena Po, Alessandro Belforti, che ha appoggiato la richiesta di un incontro plenario in cui confrontarsi e trovare soluzioni, dato che le due posizioni, quella dell'azienda e quella dei lavoratori, appaiono ancora non solo difficilmente conciliabili, ma anche diverse nel racconto stesso dei problemi. Abbiamo due visioni un po' diverse, però dall'azienda e dai lavoratori. Dall'azienda e dai lavoratori, quindi secondo me l'unica cosa utile sarebbe un incontro tra i sindaci, le aziende, i lavoratori, il comitato di controllo analogo, cioè trovarsi un po' al tavolo tutti assieme e vedere di risolvere questa situazione. Nel corso del presidio i lavoratori hanno ricevuto la visita del consigliere regionale del Partito Democratico, Giuseppe Villani. Condividiamo l'azione di CGIL, CISL e UIL del sindacato. Se il problema è l'esternalizzazione, io credo che la questione non si risolva e che si aprano invece prospettive negative per quanto riguarda l'insieme di questo servizio. I tecnici della LATIF, laboratorio specializzato in provincia di Trento, hanno prelevato oggi la testa fusa della cabina della funivia del Mottarone precipitata lo scorso 23 maggio. Nell'incidente morirono due ricercatori israeliani residenti a Pavia e il loro figlio più piccolo, mentre l'altro figlio, Reitan, rimase ferito. I periti del tribunale e delle parti in causa dovranno analizzare la fune per cercare di comprenderne i motivi per cui il cavo trainante si è spezzato. Il test, che si svolgerà il 25 gennaio, costituirà un elemento importante in vista della prosecuzione delle indagini che al momento vedono iscritte nel registro della Procura 12 persone e 2 società. Una segnalazione che arriva da Borgo Ticino: sono crollati dei mattoni del Moncone, dell'antico, quel vecchio ponte coperto di Pavia. E è però soltanto questo l'ultimo episodio di una serie di inconvenienti causati dalla scarsa manutenzione a detta dei residenti. Un nuovo crollo di mattoni dal Moncone del vecchio ponte coperto, il fatto, fortunatamente senza conseguenze per i passanti, si è verificato nel weekend. Non è il primo episodio di questo tipo, segnalato dai residenti di Borgo Ticino, persone che frequentano la riva destra del fiume per una corsa o una passeggiata con il cane. È il caso di Stefano Girard, che già nei mesi scorsi aveva segnalato il problema all'amministrazione. È estremamente pericoloso ed è andata bene perché non ha colpito nessuno, essendo un posto, tra l'altro, sabato e domenica, dove c'è una certa affluenza di persone che passeggiano per andare nell'area VUL. Quindi abbiamo segnalato, giustamente, perché per denunciare un problema che avevo già segnalato qualche mese fa, perché era già successo, erano mattoni di taglia più piccola, però evidenziava un problema che c'era e ho segnalato, come faccio di solito, all'amministrazione. Hanno portato via i mattoni per terra e non hanno fatto nulla. Le segnalazioni, almeno per il momento, non hanno dato le risposte auspicate, ma non è solo il Moncone del vecchio ponte a preoccupare i residenti, è l'intera sponda destra del fiume a richiedere un intervento strutturale di messa in sicurezza. Praticamente tutti i giorni il mio giretto, abito in Borgo, vado a fare giro al Vulo fino al ponte della ferrovia e guardo le situazioni anomale che ci sono, no? E ce ne sono diverse, e credo che l'amministrazione in generale deve tenere un po' più conto della riva destra del fiume, no? Che ha bisogno veramente di grosse manutenzioni, sia per quanto riguarda l'area della Canottieri, questa frana piuttosto ampia, e soprattutto l'area della via Francigena, che è crollata e però non è stata più ripristinata. A distanza di mesi, se le cose peggiorano e anche la situazione della dimensione dei pezzi che cadono, bisogna mettere in sicurezza tutta quest'area qui, non ci sono altre soluzioni. Del tema si è interessata anche l'opposizione di centrosinistra. L'obiettivo è trovare risorse economiche alternative, visto che il progetto Waterfront non prevede interventi dal lato di Borgo Ticino. Il problema è che purtroppo, come caratteristica del bando, non è prevista nessuna attività sulla riva destra del fiume, neanche nel tratto cittadino, perché questo fa parte della città, anche Borgo Ticino è un quartiere considerato centro. Questo è un bel problema perché se tutti i finanziamenti andranno, pare circa 10 milioni di euro, tutti sulla riva sinistra, bisognerebbe riuscire a trovare fondi di natura alternativa per sistemare. Sicuramente questo è un monumento storico, certo, però tutte le spalle del fiume avrebbero bisogno di manutenzione.
Troppo smog quindi da domani, martedì, saranno attivate nelle province di Pavia ma anche di Mantova le misure temporanee di primo livello. Ieri è stato registrato il quarto giorno consecutivo di superamento del limite giornaliero di PM10 in entrambe le province. La media provinciale per Pavia è di 57,8 microgrammi per metro cubo d'aria a fronte del limite di 50. Nei comuni con oltre 30.000 abitanti, oltre a quelli aderenti su base volontaria, quindi non potranno circolare le auto di classe fino a Euro 4 diesel, comprese quelle dotate di filtro antiparticolato, un divieto in vigore dalle 8.30 alle 18.30. Nel riscaldamento dovrà essere abbassato a 19 gradi, senza possibilità di utilizzo di dispositivi supplementari di riscaldamento a biomassa legnosa. La politica a Pavia, si parla di un prossimo vertice di maggioranza, ma ci sono anche voci di possibili cambiamenti in giunta. Un incontro tra il sindaco Fracassi e i partiti della coalizione entro la fine di gennaio. A chiederlo è stato il primo cittadino, dopo le recenti tensioni evidenziate dal dibattito politico del capoluogo. Tempi e modalità vanno ancora definiti, ma l'obiettivo è chiaro: superare le numerose frizioni dell'ultimo periodo. Non a caso i partiti di centrodestra avrebbero già avviato nei giorni scorsi una serie di dialoghi interni in vista del confronto con Fracassi. Diversi saranno i temi posti sul tavolo di discussione dal centrodestra. In primo luogo, come emerso dai primi confronti, servirà un cambio di rotta nei rapporti tra la Giunta ed il Consiglio Comunale, con una maggior condivisione delle scelte. Si tratta di un passaggio politico fondamentale se Fracassi vorrà mantenere il sostegno degli alleati. E in tale ottica potrebbe essere messa sul tavolo del confronto anche una nuova delega ai rapporti con il Consiglio, una figura all'interno della Giunta che supervisioni i delicati equilibri tra le esigenze dei consiglieri di maggioranza e gli assessori. Ultima, ma non per importanza, la questione rimpasto, chiesta da più parti. Il classico tagliando di metà mandato resta infatti in agenda. E da quel che filtra dai corridoi di Palazzo Mezzabarba, nessuno sarebbe al sicuro al 100% di mantenere la poltrona. Torniamo a occuparci del problema della carenza dei medici di base sul territorio, perché ci sono ulteriori comuni dove si sono segnalate criticità e altri dove i problemi ancora non si sono risolti. Non solo in Lomellina, anche nel Pavese mancano i medici di base. L'allarme arriva da Zinasco, dove si è passati da 4 medici a 2, e da Santa Cristina e Bissone, dove ne è rimasto invece solo uno. I sindaci hanno chiesto ad ATS di intervenire per risolvere il problema e sottolineano la necessità di superare le regole sugli ambiti territoriali e sul numero massimo di pazienti, magari con una deroga. A Zinasco uno dei due medici in servizio ha già ottenuto il pensionamento a dicembre, ma ha avuto una proroga di 3 mesi. Di fatto, quindi, a marzo rimarrà un solo medico per 3.500 abitanti. A Santa Cristina gli abitanti sono meno, circa 2.000, ma il problema rimane per l'unico professionista, che è costretto a un carico di lavoro difficile da gestire. In Lomellina, intanto, il ricambio dei medici di base va a rilento. A Gambolò un nuovo sostituto dovrebbe arrivare entro la prossima settimana e un secondo medico prenderà servizio entro marzo. Il comune ha chiarito che i cittadini rimasti senza medico si possono rivolgere agli altri dottori in servizio in caso di questioni urgenti. A Groppello Cairoli, invece, non sono ancora arrivati i due medici che avrebbero dovuto prendere servizio il 15 di gennaio. Gli stretti rapporti con ATS hanno prodotto solo dei proclami, commentano i consiglieri della lista di opposizione, l'Aquilone. I 4.500 residenti che da mesi devono andare fuori dal comune per le ricette dovranno aspettare ancora. Questa mattina un brutto incidente è avvenuto nel cimitero di Bosnasco mentre stava terminando la celebrazione di un funerale. Vediamo il servizio. Il cordoglio per la cerimonia di addio a una signora defunta ha dovuto cedere il campo all'apprensione lunedì mattina presso il cimitero di Bosnasco. Qui un uomo di 77 anni è precipitato in un'apertura nel terreno dentro il camposanto a breve distanza dal luogo di inumazione della cara estinta. Il malcapitato, che sembra stesse partecipando alla cerimonia funebre, per ragioni ancora da chiarire è precipitato in un'apertura procurandosi contusioni piuttosto serie. Dopo l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che l'hanno tratto in salvo affidandolo alle cure dei sanitari del 118 nei pressi del cimitero. È giunto anche l'elisoccorso da Milano, che però sarebbe rientrato senza trasportare la vittima, che è stata invece portata in codice giallo con un'autoambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Stradella.
Cambiamo argomento e ci occupiamo dei controlli per il corretto utilizzo del Green Pass a Pavia, soprattutto nei locali pubblici. Si scopre, dopo qualche settimana che questi controlli vanno avanti, che la maggior parte dei pavesi è disciplinata su questo argomento. Collaborazione da parte dei titolari dei locali e rispetto delle regole degli avventori. I controlli del Green Pass a Pavia non stanno creando particolari problemi agli agenti della polizia locale. Come evidenziato dall'assessore alla partita Pietro Trivi, sono state levate infatti solo una decina di multe dal mese di dicembre. La polizia locale è impegnata nel controllo dei Green Pass, in particolare all'interno dei locali, dei pubblici esercizi. Dal momento dell'avvio di questa attività di controllo, la polizia locale ha contestato 10 contravvenzioni. Preciso che le contravvenzioni hanno riguardato gli avventori dei locali e non i titolari degli esercizi, nei confronti dei quali la polizia locale sta anche facendo un'attività di illustrazione di come si fanno i controlli con il Green Pass, un'attività di raccomandazione di essere sempre puntuali nei controlli, nel richiedere sempre il Green Pass. Devo dire che c'è grande collaborazione da parte dei titolari dei locali. Il clima collaborativo sta dunque consentendo agli esercizi commerciali di lavorare e alla cittadinanza di usufruire in sicurezza dei servizi, ma non mancano episodi particolari nel corso dei controlli. L'altro giorno, qualche giorno fa, abbiamo anche proceduto, la polizia locale ha anche proceduto a fare una denuncia per falso, perché è stato individuato l'avventore di un bar che era in possesso di un Green Pass falso, nel senso che non corrispondeva al nominativo del Green Pass, non corrispondeva al nominativo dell'avventore, il quale all'inizio ha detto di non avere i documenti e diceva di chiamarsi Dani, e poi dopo l'insistenza, è stato convinto dalla polizia locale e si è potuto verificare attraverso il controllo dei documenti di identità che non era appunto il titolare del Green Pass ed è stato denunciato. Si stanno susseguendo in questi giorni dei provvedimenti per cercare di arginare il dilagare della peste suina, una malattia molto grave per gli animali. È stata disposta una specie di lockdown dei boschi che sta interessando tutti i territori al confine con la provincia di Pavia. La peste suina è alle porte di Pavia, nel vicino Alessandrino, in Valcurone, e nel Genovese. Boschi e campagne di 114 comuni sono già in lockdown, dopo che sono stati trovati alcuni cinghiali morti perché infettati dal virus. Vietato passeggiare allora, cercare funghi e tartufi, andare in bici sui sentieri, pescare e va da sé andare a caccia con il cane, salvo quella di contenimento dei cinghiali stessi. Non si tratta di un virus pericoloso per l'uomo, specificano le autorità sanitarie, ma solo per i suini, e il timore è legato più che altro al contagio degli allevamenti di maiali e al conseguente blocco delle esportazioni della carne. La presenza della malattia, diffusa in Europa e anche in Sardegna, porta infatti alla sospensione di tutte le esportazioni verso i paesi che non fanno parte dell'Unione Europea e la sospensione delle esportazioni di carne prodotta nelle aree di contagio verso i paesi dell'Unione Europea. Confagricoltura ha spiegato che Cina, Giappone, Taiwan e Kuwait hanno già sospeso in via precauzionale le importazioni di carne dall'Italia. Stiamo parlando della peste suina africana, è un virus monospecifico, tant'è vero che ha come bersaglio i suini, non ha nessuna aggressività nei confronti dell'uomo. Al momento le restrizioni in Lombardia, in particolare in provincia di Pavia, riguardano soltanto lo stop alla caccia con i cani, ma il timore è ovviamente che anche qui vengano trovati animali infetti e le restrizioni, oggi limitate, si fa per dire, ai 114 comuni liguri e piemontesi, possano essere estese, con disastrose conseguenze sull'export dei salumi che valgono per il bacino padano circa 360 milioni di euro all'anno. Qualora ci fosse una infezione dilagante soprattutto nella massa dei suini allevati di tipo zootecnico, vuol dire bloccare completamente delle grosse aree tipo quella che può essere la pianura padana. Dopo aver delimitato la zona infetta, il Ministero dell'Agricoltura sta predisponendo una task force per il monitoraggio della situazione, mentre in Lombardia martedì è in programma una discussione anche in Consiglio regionale.
E coincidenza vuole che cada proprio oggi la ricorrenza di Sant'Antonio Abate, protettore degli animali. Come da tradizione, nel fine settimana sono state molteplici le iniziative delle parrocchie e del territorio per la benedizione degli animali da compagnia dei fedeli. Nelle immagini vediamo la cerimonia che si è svolta ieri mattina a Vigevano, in Piazza Ducale, sul Sagrato del Duomo, dove diverse persone hanno portato il proprio cane per una benedizione. E su questo noi concludiamo questa edizione, vi ricordo in prima serata un nuovo appuntamento con Claudio Michalizio e Orizzonti. Arrivederci e buona serata.